Buongiorno a tutti, ciao Mario. Ciao Elisa. Qui c'è un po' di brutto tempo, Sì, è come vero, avevi ma previsto. oggi è martedì, al pomeriggio già ci sono temporali in atto sul Piemonte, si stanno dirigendo verso Lombardia. Insomma, tra questa sera, martedì sera e questa notte, i temporali raggiungeranno quasi tutto il nord Italia e attenzione, saranno di forte Proprio intensità. volevo chiederti questo, Brava, brava, se perché saranno di dobbiamo forte avere, perché a intensità. parlare di temporali uno vede solo l'aspetto positivo, ossia che rinfrescano, ma attenzione, porteranno anche qualche danno. Cioè, su 100 temporali, senz'altro ce ne saranno 20 che saranno accompagnate o da grandi, o da venti forti, o da nubifragi, o addirittura anche da qualche tromba d'aria. Quali sono le aree più esposte tra oggi e domani a questi eventi? Soprattutto la provincia di Sondrio, il Veronese, il Trentino, l'Alto Adige e forse anche il Torinese. Comunque entro domani temporale su tutto il nord Italia, poi il 26, 27, 2 giornate con bel tempo, il 28 arriva un'altra perturbazione, temporali sul nord Italia, il 29 temporali al centro-sud, al centro-nord, pardon, il 30 temporali al Poi so che centro-sud. arriva il caldo. Bravo, vedi, Ok. visto? Nella mia meteo in ha previsto che arriva il caldo, bravo, sempre bravo. Grazie. E il 31 in effetti ritorna l'anticiclone nordafricano. Non mi mandate a quel paese perché ho detto ritorno all'anticiclone nordafricano, lo soffro anch'io, vi giuro, quindi vorrei ancora qualche altro temporale, ma credo che non sarà possibile perché l'africano stazionerà sull'Italia fino ai primi giorni di giugno almeno. Va bene, grazie. Ciao. Grazie a te, Elisa, ciao.